Anch'io ringrazio il SIMREF per non solo avermi invitato, ma aver organizzato questo incontro nel quale io ho imparato molte cose. Oltretutto, quello che io verifico in questo seminario è un incontro intergenerazionale che non sempre si trova negli incontri femministi. Molte cose che volevo dire sono già state dette e partirò quindi da un punto di vista rispetto alla metodologia femminista che non è centrato sulla metodologia ma sul femminista, questa parola. Io credo che un metodo non può essere neutro rispetto a chi indaga. Ieri abbiamo visto molte metodologie dare dei risultati simili. Alessandra mi faceva rilevare che forse le diverse metodologie, abbiamo detto, erano tutte efficaci, ma forse noi non eravamo così diverse e quindi la nostra lettura con metodologie diverse era molto simile. Quindi è molto importante chi indaga. Riassumo in breve quello che volevo dire, ma spero che dopo ci sia anche discussione su questo. Io credo che ogni ricerca nata dal movimento femminista abbia comunque un fondamento militante. Su questo concordo con Maria Angeles, perché ha richiesto fin dall'inizio forme partecipative per il cambiamento dei rapporti sociali di sesso. Questo tipo di metodologia partiva da evidenze pratiche. Il partire da sé, per esempio, che è uno dei primi momenti in cui la metodologia femminista prendeva corpo diverso dalle metodologie più tradizionali, evidenziava l'emergere di una soggettività precedentemente negata. L'inchiesta e autoinchiesta politica permetteva di non ricadere nella dicotomia teoria prassi e di contestualizzare le domande che guidavano la ricerca della realtà delle nostre vite quotidiane. Ricordo il personale e politico che è stata la guida della seconda ondata del femminismo, almeno in Italia. Lo scopo di questa metodologia rozza iniziale non è stato solo quello della conoscenza della realtà da indagare, ma anche la sua trasformazione a partire da quelle soggettività che ne erano a pieno titolo coinvolte. Ma qui occorre, si aprono dei problemi. Sebbene diversi approcci femministi attualmente condividano una comune metodologia femminista, ovvero sollevare la questione femminile, essi non hanno in comune la stessa politica, l'ontologia, l'epistemologia e l'etica. Possono averli diversi. Riassumo molto brevemente. Rosemary Tong, che forse voi conoscete, ha fatto ha costruito diverse correnti del pensiero femminista. Le riassumo brevemente: il liberalismo femminista, in cui la subordinazione femminile è fondata su un insieme di pregiudizi che impediscono alle donne di entrare o avere successo nel mondo. Le donne possono diventare uguali agli uomini solo quando la società offre le stesse opportunità agli uomini e alle donne. Per quanto riguarda la ricerca, questa corrente ha una metodologia soprattutto quantitativa, positivista. L'idea è quella di misurare le discriminazioni oggettive di genere, salari diversi, quantità di donne nel mercato del lavoro, eccetera. Il femminismo radicale,
seguo sempre la divisione di Rosemary Tong, il ruolo riproduttivo e le responsabilità in esso legate sono la causa fondamentale dell'oppressione delle donne da parte degli uomini. Questa è Katharina McKinnon. Per quanto riguarda la ricerca, qui si ritrova la centralità del corpo e della cura nella riproduzione della specie, la rilettura economica dell'apporto del welfare gratuito delle donne nella costruzione del capitalismo industriale, il legame tra produzione e riproduzione. La metodologia è a base materialista e economicista e con le misure del valore prodotto. In Spagna, per esempio, Maria Ángeles Durán è un esempio di questo. L'ultimo, il femminismo culturale, Carol Gilligan. Nella società patriarcale i valori tradizionali della cura e dell'assistenza propri della donna sono sottostimati e denigrati rispetto a quelli propri dell'uomo. Le donne non saranno viste come uguali agli uomini fino a che i valori tradizionali delle donne non saranno apprezzati almeno quanto quelli maschili. Per quanto riguarda la ricerca, essenzialismo biologico, valorizzazione della femminilità, dell'economia del dono, dei valori stereotipizzati. La metodologia è l'analisi storica dei valori perduti, le storie di vita, le costruzioni delle genealogie femminili. In Italia Luisa Muraro, la teoria della differenza, Luce Rigaret in Francia, eccetera. Insomma, questo tipo di costruzione. Questo per dire che c'è un problema per chi ricerca nel costruire anche nell'usare delle metodologie femministe. Per quanto mi riguarda, io sono pragmatica. Io faccio delle ricerche finalizzate. Io voglio come dire, utilizzare e che vengano utilizzate le mie ricerche. Per questo io leggo il mio intervento scientifico, teorico, di ricerca a una pratica politica che può non essere mia, ma all'uso che può venire fatto delle mie ricerche. Io uso l'interdisciplinarietà, nel senso che io non uso tecniche di ricerca diverse, ma lavoro con diverse studiose competenti in diverse discipline. Questo per me è molto importante, soprattutto quando si amplia il terreno della ricerca dalla sociologia all'economia, al diritto e alle scienze più dure, la biologia, la medicina, eccetera. Qui diventa io ho proprio necessità di mettere insieme competenze diverse e quindi metodologie diverse. Ma l'esempio che volevo farvi dell'uso del pluralismo metodologico e quindi non solo del pluralismo metodologico ma anche del legame con la politica è una delle ricerche che è legata alla costruzione di un database che si chiama Osservatorio delle Elette nel Veneto. Quasi tutte, molte delle mie ricerche sono legate al governo locale e quindi al rapporto di una lettura femminista dell'uso del territorio e del governo del territorio. Io sono politologa di formazione. Per questo spezzo una lancia, e sono d'accordo con, non mi ricordo il suo nome, Unai, sì, che le analisi quantitative non sono poi così da disprezzare e da come dire, da portarci dentro un'utilizzazione padronale. Noi in Italia abbiamo necessità di costruire dei dati statistici, quantitativi, perché non esistono di genere. Abbiamo costruito un database con tutte le elette del Veneto dal 1946, nascita della Repubblica, ai giorni nostri. Sono dati che il Ministero degli Interni non ha. Ce li chiede, perché le mie studentesse vanno in tutti i comuni, 581 comuni del Veneto, a guardare negli archivi per vedere quali erano le donne, ma non solo quante erano, ma cosa facevano. Le domande che noi poniamo è,
quali posizioni avevano, quali donne, qui costruiamo non solo dati ma anche storie di vita, appartenenza politica, legami di famiglia, cosa hanno fatto, e qui interviste semidirettive, problematica è quella appunto di contestualizzare la comparazione tra diversi comuni, diverse idee politiche, eccetera. Cosa pensavano di fare, questa è anche l'idea di cosa fare per le donne, cosa intendono fare o cosa possono fare nel contesto politico in cui lavorano, analisi di quello che hanno fatto, noi facciamo anche analisi delle politiche a livello locale, analisi del contesto produttivo del territorio, usiamo per questo geografi e economisti, analisi del contesto culturale, urbano, rurale, industriale, quindi sociologi, analisi del contesto politico, politologi e percorso storico. Il prodotto è un database che è consultabile dai cittadini della regione, cioè da tutti, a livello nazionale, anche da voi. C'è un sito dove tutti possono andare a vedere e avere i numeri per dire, per rivendicare, per dire noi abbiamo bisogno. I cittadini, le commissioni pari opportunità, gli assessori alle pari opportunità e tutti i consiglieri comunali che vengono da noi a chiedere, questo stabilisce un rapporto diretto tra la ricerca e la pratica politica, che vengono da noi a chiedere se possiamo raccontare le nostre ricerche e se possiamo dare dei dati, se possiamo dare delle informazioni. Costruiamo delle mappe del territorio che sono del colore politico attraverso gli anni e della quantità di donne che sono elette nei vari, e questo è visivamente molto interessante, e questo permette ai cittadini, questo è il nostro intervento politico, di reagire con i dati, con dei termini specifici. Muchas gracias tanto a las personas que han intervenido como a nuestra traductora, y abrimos el turno de palabras, o mejor dicho, de discusión. Per me significa che utilizzo delle metodologie quello che mi serve. Sono molto ecumenica in questo. Sì. Non ho pregiudizi né preclusioni. Qualsiasi metodologia può essere utile se arrivo a descrivere la realtà da un punto di vista di genere, a descrivere e a produrre cambiamento. Il commento non è decisamente metodologico, è politico. È chiaro che la produzione legislativa è una produzione legata a rapporti di forza esistenti nella società. Allora il femminismo è uno degli elementi che può far cambiare, ma il prodotto, cioè la legge, è sempre un prodotto secondario, e quindi sul quale noi quasi sempre non abbiamo controllo. Il problema è quello di legare, per esempio, in politica non solo la richiesta di cambiamento delle leggi, ma di una maggiore presenza di donne a livelli apicali, sperando che statisticamente alcune femministe riescano a entrare nelle compagini legislative, diciamo. Questo è evidente.